E va alla rappresentativa degli artisti TV il primo trofeo del Memorial Day che si è giocato qui allo Stadio Lancellotta di Isernia. Gli attori se la sono vista con ben due rappresentative della Polizia di Stato, tra le cui file c'era il Presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone, c'era anche il capo della Digos della Questura di Isernia, il dottor Marco Vecchio, c'erano tanti poliziotti anche arrivati da fuori come l'ex capo della squadra mobile di Isernia Luigi Vissicchio e come rinforzi i poliziotti hanno schierato anche il sindaco Castrataro ed altri esponenti dell'amministrazione comunale. Tutto questo per suggellare una giornata partita col ricordo delle vittime del dovere e culminata con un momento di solidarietà importante per Domenico Marcaccio, un giovanissimo ragazzo di Capriate al Volturno che sta lottando contro la sua malattia, quindi i proventi di questa giornata saranno per la sua famiglia che dovrà condurlo in America per consentirgli di curarsi. Noi abbiamo sentito tanti artisti, le istituzioni in questa giornata bella di gioia e di riflessione. Carmen e Domenico Marcaccio qui allo Stadio Le Piane di Isernia, un'intera città per voi a stringersi in un abbraccio affettuoso. Io davvero vorrei ringraziare tutti quanti per tutto ciò, a partire dagli organizzatori, giocatori, spettatori, perché come ho detto prima qui in un discorso, davvero noi ci troviamo a combattere una vera e propria battaglia e grazie a tutti voi noi davvero ci sentiamo meno soli. Grazie. Quando ci sono queste storie dobbiamo muoverci perché dalla nostra piccola notorietà possiamo fare qualcosa in più, portare le persone allo stadio, cercare di dare una mano a persone che ne hanno bisogno. Maria Centracchio, campionessa olimpica, torna nella sua Isernia per un evento benefico. Peraltro tu sei sempre stata molto vicina a questi temi sociali. Assolutamente, appena ho ricevuto la proposta di venire mi hanno spiegato ovviamente la situazione di Domenico e subito ho disdetto tutti i miei impegni per essere qui perché è una cosa nobile a cui è anche bello vedere quanta partecipazione c'è stata e spero che da questa giornata si possa ricavare tanto per aiutare questo ragazzo che veramente merita tutta la nostra partecipazione. Diciamo che stiamo cercando di metterci tutto il nostro impegno perché il fine, insomma, sapete, no? È una cosa benefica, è un aiuto a un ragazzo in difficoltà e quindi anche se siamo diciamo, un po' acciaccati, arrugginiti, ci siamo messi in campo e cerchiamo di fare bella figura. Presidente Micone, dall'aula consiliare al campo di calcio, cosa preferisce? Qui non si sa qual è un campo di battaglia più agguerrito. Dai, quella di oggi è una bella festa, una festa di sport, di solidarietà. Complimenti a Isernia, complimenti al Molise per questa bella partecipazione, complimenti a chi l'ha organizzata, quindi tutti insieme per una causa importante. Tanta gente, una bellissima giornata e come dicevo prima Isernia ha risposto benissimo, quindi è da rifare. Simone Barbato, da Zelig a Isernia, da mimo a cantante. Da mimo a tenore. Tenore. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano perché, mamma.